punto rimane il dubbio su cosa ci faccia Creel lì. Probabilmente è stata catturata, ma non sembrava in catene né legata né costretta. Ho la sensazione che stia cercando di patteggiare. Questa è la mia personale idea, ma purtroppo ancora una volta la mia scarsa comprensione dell'inglese è fatale perché non ho mai la sicurezza di quello che comprendo. Concludiamo la missione, siamo tornati all'Imsa Lominsa e abbiamo preso un achievement, questo vuol dire che si cambia capitolo. Ok, parliamo con Alphinode, si tratta di una missione di livello 67 che ci dà anelli di livello 66. Potremmo forse cambiare finalmente anche la gioielleria. Arriva addirittura Merlweb. Spera di non essere arrivata in ritardo. Ammiraglio, ma cosa ci fa qui? La compagnia orientale dei commercianti l'ha informata del nostro imminente arrivo e voleva venire a parlarci di persona. Di Girabania? Sì, le cose stanno peggiorando, l'impero sembra essere sempre più martellante dal lato di Alamigo. Krile è stata fatta prigioniera. Ok, abbiamo la conferma. Tancred è arrivata a Girabania e sta aspettandoci. Bisogna andare velocemente a Castrum Oriens e cercare di programmare o organizzare sul da farsi per il futuro. Un pochino si reinizia. Diciamo che per quello che riguardava Doma c'è stata una lunga preparazione per quanto riguardava la liberazione di quella zona. Qua in realtà abbiamo fatto molto poco, anzi, abbiamo preso delle gran botte al nostro Ralgar Reach, che era il nostro punto di riferimento. Quindi devo ammettere che le cose sono praticamente da zero, cioè bisogna ricostruire la resistenza da zero. Non abbiamo alleati, non abbiamo quasi nulla e abbiamo subito una sconfitta pesante a Ralgar's Reach che ci ha portato via alleati, diciamo persone, amici e addirittura è stata presa come prigioniera Krile. Allora, dobbiamo andare a Castrum Oriens. Però ricordiamo anche che le due prime regioni che abbiamo visitato, cioè appunto The Fringe e The Peaks, non sono state ancora completate nella loro esplorazione, non ci è stato dato di andare in tutte le aree di queste zone, quindi dobbiamo ancora addirittura mappare pesanti parti di quest'area. Ecco Tancred.
Da quello che ho capito, Krill e uno squadrone di soldati della Resistenza stavano andando a Rising Stone per portare per ulteriori cure Ishtola e altri feriti e sono stati attaccati dal gruppo dei soldati di Fordola. Anche Tancred ha cambiato il suo aspetto dopo i nostri primi incontri con lui. Adesso somiglia tantissimo ad Assassin's Creed. Non so, ha un che di Assassin's Creed. Sarà i colori che me lo ricordano. Allora, qui abbiamo ancora la missione del Mago Bianco che però si sblocca a livello 68. Quindi siamo ancora un pochino distanti. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Poco distante, qua. Ecco Conrad, era uno dei feriti. Scortato da alcuni soldati di Alamigo, della Resistenza. Bentornata a casa, Lisa. Lisa è di queste zone. Beh, era soltanto una breve chiacchierata, stiamo già tornando indietro a consegnare la missione. Questo fa delle quest di Final Fantasy XIV un po' una barzelletta, perché sono missioni di dialogo molto brevi. E senza nessun tipo di difficoltà, dobbiamo soltanto che esplorare le zone e parlare con le varie persone. Questo non è ovviamente per tutte le missioni, ma ce ne sono un bel gruppo che hanno questo svolgimento. Ecco Rauban. Allora, ci darebbe degli anelli, ma io sono ovviamente la mia attenzione attratta dalla figura in cui vediamo Lise che sembrerebbe guidare un assalto insieme a un comandante e dei ribelli e vedo anche le donne serpente, quindi qua potrebbe iniziare una linea di missioni che ci porterà ad affrontare Lakshmi, che è il secondo Primal. Ecco il nuovo staff di questa parte di stagione, di questo che riguarda la trama di Stormblood. Pippin l'avevamo lasciato indietro quando ci siamo trasferiti a Kugane, come anche Rauban. Such victories are rarely won without sacrifice, but the prize is worth the price. Beh, sapere che Doma si è liberata dopo tanti anni è motivo di fiducia perché vuol dire che l'impero non è invincibile, anche se abbiamo dovuto sudare sette camicie e far alleare tra di loro improbabili popoli diversi, però forse possiamo sperare di fare una cosa simile anche qui. Noi siamo preparati. Abbiamo una possibilità. Dobbiamo cercare però dei rinforzi. A swift advance seems best for all concerned, not least poor Mistress Cryo. Abbiamo anche delle persone da liberare e da vendicare, non ultima appunto Krile, che sappiamo essere nelle mani dell'impero. La campagna per la liberazione di Alamigo inizia oggi. Our first objective will be to capture Castellum Valadina. Take the bridge
Il nostro primo obiettivo è catturare un castello, una fortificazione imperiale che si chiama Velodina. I name this operation Rolger's Beacon. For as Rolger once sent his star to guide our ancestors. Rauban sta preparando il suo discorso e carica gli astanti, che però sono tutti dei non sono certo l'esercito, non sono certo la fanteria di soldati, ma sono semplicemente un po' i capi di questa rivoluzione. Bene, probabilmente affronteremo gli Skulls, che sono appunto la falange armata ai comandi di Fordola. Molto probabilmente incontreremo Fordola stessa. Non dobbiamo dare spazi e vantaggi a Fordola, perché è aggressiva e furba e quindi potrebbe essere una spina nel fianco. Non bisogna assolutamente sottovalutarla. Comandante Kemp. Bene, ci ritroveremo davanti al castello per tentare l'assalto. Andremo con un'armata costituita dai vari membri delle varie Grand Company, tutte unite, essendo l'alleanza eorziana. Si discutono ancora dei dettagli, ma c'è ottimismo, e anche la canzone fa pensare che si possa sperare in qualcosa di molto positivo. Il gioco ci teleporta immediatamente a Ralgar's Reach. Eccoci arrivati. Teleporto non richiesto, ma imposto dal gioco. Tra l'altro do un'occhiata se fossero comparse altre quest, ma assolutamente non se ne parla. C'è sempre un dungeon che ci aspetta nella parte alta, di cui non so nulla. Eccoci arrivati al tavolo dove ci sono tutte le mappe e si parla con Conrad, che sembra essere la persona, diciamo, più rispettata si può parlare di un capogruppo, almeno di questa cittadina, di questo avamposto della resistenza. Allora, le nostre truppe sono disposte a Castellum Corvi, che è un avamposto militare imperiale adesso vuoto, che non ha più minacce nei nostri confronti. Quindi con le forze armate disposte lì noi potremo poi attaccare attraverso un ponte che ci collega con la roccaforte imperiale di questa zona, potremo attaccare appunto i nemici. Allora, devo parlare con tre persone che rappresentano gli ufficiali delle varie parti in battaglia. Ecco, la brigata di Alamigo. Poi dobbiamo parlare con un guerriero della resistenza. E poi con un giovane hot blood, sangue, testa calda, sì, potrebbe tradursi così. È quello che si stava allenando, gli avevo già parlato una volta con questo ragazzo, perché stava anche tirando dei pugni contro, o forse era nella stessa zona, c'era un tizio che si allenava.
torno da Conrad, gli dirò che probabilmente l'esercito è stato avvertito, comunque si sta muovendo. Ok, ora dobbiamo andare a Castellum Corvi. Eccoci qua all'appuntamento con Conrad. Allora, come vedete c'è già tutta la nostra piccola armata schierata. In realtà non c'è tantissimo, ci sono al massimo una decina di componenti, ma vediamo Lise che si sta preparando per il meglio per questo scontro. E abbiamo anche una Ananta, cioè una di quelle donne serpente. Parliamo con Conrad, lui ci farà iniziare un combattimento, è evidente dalla nebbiolina che c'è intorno a lui. Io mi lancerò in questo scontro, sperando in bene, perché è uno scontro cappato a livello 69, in realtà sono a livello 67, quindi non esattamente l'ideale, quindi non sono del livello massimo possibile per questo combattimento. Dobbiamo stare calmi. Il nervosismo è nemico di chi ha bisogno invece di concentrazione. Il nostro avversario è dall'altra parte di quel ponte. Siamo pronti. Ottimo. Se riusciamo a prendere il ponte avremo buon gioco per raggiungere la parte, diciamo, più orientale della mappa dove ci troviamo adesso, di The Fringe, che è sotto il controllo ferreo dell'impero. Io c'ero arrivato già su quel ponte, l'avevo attraversato fino a metà, poi avevo trovato delle porte invalicabili proprio per via dei problemi probabilmente della storia. Si va. C'è ancora roba in fiamme dalla battaglia precedente. Ecco qua, sono tornato a controllare il mio personaggio, non posso chiamare la cavalcatura, il Chocobo, perché siamo appunto in una instance. Vediamo dove si muovono i nostri compagni, direi che vanno in questa direzione e iniziamo a scontrarci con questi due Magitek e con alcuni soldati. Per ora nulla di grave, io confido di non avere di nuovo a che fare con Lord Xenos, perché sarebbe già la terza volta, sarebbe un po' eccessivo. Però penso che alla fine di questo combattimento potremo quantomeno incontrare Fordola, se non proprio scontrarcisi. Ma direi che le cose qua stanno andando per il meglio. Non sono un problema questi nemici. Io temo che il problema verrà più avanti con una prova magari più impegnativa. Temo che sono questi soldati, non c'è assolutamente nulla di cui preoccuparsi. Allora, vediamo. Di qua. Vediamo laggiù tra l'altro un cristallone. In una zona che io non ho ancora visitato. Allora, di qua non ci si può andare, ovviamente, bisogna andare verso il ponte. Ci sarà già qualcuno sul ponte ad aspettarci. Comunque, siamo un po' pochi, io ho questa sensazione. Ecco un gruppo più fornito di nemici,
con anche dell'artiglieria. Io quasi quasi. Ah no, non la si può usare, la si deve distruggere. Ma va bene. Speravo di poterla utilizzare contro i nemici io stesso, come è già successo per esempio in Castrum Meridianum. Allora, si sta concludendo la battaglia, perché vedo che ormai manca soltanto più un nemico che viene colpito da tutti. Bene, filmato. Siamo arrivati alle porte, che ci sono a metà del ponte. Per ora sembra che stia andando tutto molto bene. Ecco Fordola, lo immaginavo, ed ecco gli Skulls, cioè la sua piccola legione. Sconfiggi Fordola Rem Lupis. Beh, allora io mi concentro su di lei. Spero che i miei compagni possano tenere a freno i suoi compagni. Anzi, io penso di non poter uscire da questo. Infatti, sono chiuso in un'arena con Fordola. Devo capire il suo pattern di attacchi. Allora, questo evidentemente poi verrà nella direzione. Io questo tipo di colpo lo incontrai già precedentemente in altri fight. Sono delle specie di treni che lei lascia per terra. Adesso mi ha spinto malamente. Per il resto sono colpi in corpo a corpo. Le faccio molto poco. Adesso provo a allontanarmi quando fa il piano B. Ah, evoca delle... delle... non le posso uccidere queste. Sono delle specie di... degli specie di robottini che si sacrificano sparando un'area a spicchio. Chopping block. Cosa fa? Ok. Forse con quello devo allontanarmi ed è meglio allontanarsi, perché mi pare che tiri un pugno per terra che colpisce. Gunblade. Provo a spostarmi da davanti. No, mi colpisce comunque. Però mi spinge, quindi devo stare attento a non finire in quella specie di lava verde. Chopping block, vediamo se è vero. No, non mi fa del male se rimango vicino a lei. Semplicemente crea quella melma. Gunblade, allora... dovrei stare molto vicino a lei, perché spingendomi mi butta dentro queste pozze. Quindi devo fare in maniera che lei, spostandomi, mi butti tra una e l'altra. Penso che sia così. Allora, rifà il treno, ne dovrebbe fare un altro. Ok. Ne fa un altro ancora? No. Sì. Va bene, allora, se io mi metto qua non dovrei subire danni. Però sono un po' lontano. Riprendiamo. Allora, qui non dovrei essere colpito da nulla. Esatto. L'abbiamo portata a metà. Non sono sicuro che bisognerà portarla al 0%. Ho l'impressione che sia uno di quei nemici che poi a un certo momento scappa. Allora, proviamo a metterci qua, così col colpo Gunblade mi sposta verso il bordo e non finisco dentro quelle pozze. Chopping block di nuovo. Le mette qui. Allora, se io sto in questa posizione non dovrei essere spinto nelle pozze con la sua Gunblade. Esatto. Tornano le astronavine, non dovrebbe essere un problema nemmeno con loro. Ah, però fa un po' troppe cose combinate. Ma forse riusciamo a ucciderla prima che faccia la Gunblade. No, la Gunblade ormai la fa al 3%. 1%. Fa un verso. E si accascia. Non è che proprio crolla per terra, ma il duty è complete. È stato più facile di quello che pensavo. Il suo pattern di attacchi era abbastanza prevedibile e semplice.
Ho avuto molti problemi più con il generale Lord Zenos perché era molto più difficile evitare i suoi colpi. Beh, sembra tutto fuorché sconfitta. Gli dèi ti dannino. Non puoi scappare ancora, non puoi nasconderti. È finita qui. Apparentemente no, perché qualcosa arriva da sopra. C'è la bandiera di Alamigo? E c'è la nostra amica che è riuscita ad arrivare a mettere lo stendardo. Quindi stiamo avendo la meglio. E quel suono di corno sicuramente incita il morale della truppa. Davanti alla sconfitta, gli Skull scappano. Fordola dice che non è ancora finita. Fino a che lei sarà sul campo di battaglia, non è finita. Riesce a sparire usando una di quelle bombe di fumo tipiche dei ninja, in realtà. Però ho la sensazione che la rincontreremo. Però abbiamo riconquistato questo ponte. Quindi c'è la battaglia, la vera battaglia tra le compagnie di Orzea e i soldati imperiali, che hanno un'armatura differente rispetto a quella che abbiamo visto nella zona di Doma. Vedete combattere con noi anche i guerrieri di Ishgard. Ma questi imperiali sembrano molto preparati tecnicamente. Infatti sembra che abbiano la meglio. Ma arriva Rauban, che facilmente ha la meglio su di loro con un braccio solo. E ricarica di nuovo il morale della truppa, che a questo punto si può scagliare. Quasi simbolicamente ci sono un membro per ogni Grand Company, più uno del gruppo di Ishgard. Gli imperiali alzano lo sguardo e vedono sul ponte la bandiera di Alamigo. Quindi capiscono che è caduto il ponte, quindi è il momento di ritirarsi. Non c'è possibilità. Ci lanciamo all'inseguimento, ma Rauban rimane a contemplare la bandiera, soddisfatto di un piano ben riuscito. Commander, the fourth cohort has been routed. We'll be at the mercy La of the quarta enemy's coorte è in rotta. reinforcements if we don't fall back now. Idiot! Non possiamo più We have stare a qua. stronger force by far. Don't be taken in by the No! But if the snakes betray us in the confusion, we'll have no way out. Those common traitors who drank of muddied waters. For all the good. Skulls with me! The day is theirs, and so is this bastard bridge. Fordola sembra non darsi per vinta, forse anche per paura di quello che Lord Zenos potrebbe fare. Visto che per ora ha ucciso di sua mano diversi soldati e capi dell'esercito imperiale per i loro fallimenti. E la prima vittoria qui. Questa scena anche del suono del corno sopra la bandiera di Alamigo. È una scena che abbiamo visto all'inizio diciamo del videoclip della musica Revolutions, che poi più avanti faceva vedere la stessa torre con invece il vessillo imperiale, che ci faceva capire che ci sarebbero stati due momenti in cui quella roccaforte sarebbe stata sotto il loro e poi sotto il nostro controllo o viceversa.